Grazie all'ottima organizzazione e alla bella mattinata di domenica 7 maggio, i circa 170 partecipanti alla prima marcia Passi di Festa fra le montagne e le sorgenti, organizzata dal Comitato Col del Roro con il patrocinio dei comuni di Alano di Piave e Quero Vas e con la collaborazione di un nutrito numero di associazioni, hanno potuto ammirare al meglio scorci paesaggistici e ambientali di grande bellezza. Come ha sottolineato il presidente dell'associazione organizzatrice Paolo Di Natale, questa iniziativa non voleva essere una marcia di protesta, ma un pacifico anniversario a 10 anni dalla prima escursione nei luoghi interessati da progetti di escavazione, in una situazione sicuramente diversa. Voglio ricordare tutte le associazioni che collaborano e hanno collaborato alla riuscita di questa giornata. Quindi le Pro Loco di Alano, le Pro Loco di Quero, gli Alpini di Quero, le protezioni civili di Alano e di Quero, l'associazione Rivivi la Valle, l'associazione di San Valentino. Spero di non dimenticare qualcuno e casomai se avessi dimenticato mi perdonerà. Quindi una giornata di festa, però senza dimenticare il motivo per cui 10 anni fa ci siamo mobilitati, protestare contro quei progetti che erano in atto in questa valle che merita ben altro. E in effetti anche le amministrazioni si sono poi come dire, ricredute e anche loro hanno investito nel poter dare il giusto riconoscimento ambientale e di fruizione turistica a questi luoghi. E adesso abbiamo appunto la concessione che sul Col d'Oro, da cui prende il nome la nostra associazione, è stata il cementificio vi ha rinunciato alla concessione, per cui la concessione è tornata in mano alla regione. E noi ci mobiliteremo, cercheremo sperando di avere la collaborazione anche delle amministrazioni, perché definitivamente la regione dichiari estinta questa concessione. Per quanto riguarda invece Schievenin, è tutto un po' in stand-by, però anche diciamo che siamo molto ottimisti anche che definitivamente questo tentativo di fare questo progetto di escavazione possa decadere. Certo che l'amministrazione di Quero Vas in questo momento la pensa come noi, per cui e noi siamo contenti di questo. A nome degli amministratori, il sindaco di Alano, Amalia Serenella Bogana, ha definito le iniziative come questa determinanti per valorizzare un territorio che non ha nulla da invidiare ai paesaggi più blasonati. Credo che l'importanza dell'azione amministrativa sia proprio questa: tutelare e valorizzare quello che è il nostro patrimonio, il nostro patrimonio naturalistico, e le amministrazioni sono molto attente in questo. Cerchiamo di intercettare tutti i contributi che possono aiutarci in questa azione. Non più tardi di alcuni mesi fa abbiamo avuto un importante finanziamento come Unione Sette Ville per valorizzare l'area di San Valentino, che è un po' patrimonio comune dopo che è stato costruito il Ponte degli Josei fra le nostre due comunità. Un importante contributo, dicevo, appunto, che ci aiuta a valorizzare al meglio queste zone. L'azione poi delle associazioni del territorio e in questo caso del Comitato Col del Roro ci aiutano e ci supportano. Questo non può che farci piacere. Perché? Perché un'azione comune, io credo, vada a dare un buon esempio di amministrare il nostro territorio. Perché? Perché molto spesso le amministrazioni non riescono a 360 gradi, per cui il supporto e l'aiuto di tutte queste associazioni fanno sì che il nostro territorio sia valorizzato e tutelato al meglio.
Ecco, in questa azione di valorizzazione il comune di Alano di Piave fortunatamente ha delle zone splendide, corredate anche da alcune malghe, e il 18 giugno ci sarà proprio una camminata storico-naturalistica tesa a valorizzare le nostre malghe, il lavoro dei malgari, ma anche ricordare, ricordiamo che ci stiamo avvicinando al 2018, per cui centenario della Grande Guerra, valorizzare e far conoscere anche i luoghi della Grande Guerra che purtroppo Alano ha vissuto sulla propria pelle. Lungo il percorso molti sono stati momenti di interesse che hanno calamitato l'attenzione dei camminatori, come la storia dei mulini e dei folli ricordata di fronte al riesumato edificio del Molino Banchieri dall'architetto Elena Favero. Adesso ci sono tantissime vicende che parlano del passaggio di questi edifici, di questi mulini, di questi folli da una famiglia all'altra, vicende appunto che partono sostanzialmente dal 1400 fino ai giorni nostri. Si sfruttava la forza dell'acqua, l'energia cinetica dell'acqua per far girare le ruote e collegate a queste ruote c'erano tantissimi macchinari. O la visita al Molino Furlan, dove un gruppetto di ragazzi della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo di Quero ad indirizzo musicale ha dato dimostrazione dei risultati raggiunti frequentando gli specifici corsi di musica. Sempre al Molino Furlan sono stati proposti momenti di elevato interesse storico-naturalistico, come alcune tradizioni indiane, la messa in funzione del mulino e la visita al locale museo. Giunti a Schievenin, i partecipanti hanno potuto usufruire del pranzo offerto dall'organizzazione e, percorrendo un ulteriore chilometro, visitare l'acquedotto di Schievenin, che porta l'acqua ai rubinetti di molti comuni del Basso Veneto, appositamente aperto per l'occasione. Abbiamo notizie di questa sorgente già dai primi anni del Novecento. Gli abitanti qua della zona hanno visto che dalla fenditura che poi vedrete all'interno fuoriusciva sempre dell'acqua. Anche in presenza di forte siccità, nate molto secche, c'era comunque sempre la fuoriuscita di acqua. Quindi hanno iniziato a tenerla controllata, ad analizzarla, e si sono accorti che quest'acqua era potabile, perché aveva delle caratteristiche potabili proprio per l'essere umano. Quindi si sono consorziati quei comuni che vedete scritti al lato e poi anche qua sulla piantina. Hanno formato un consorzio proprio per ottenere i finanziamenti per la costruzione di questa sorgente. Siamo all'incirca verso gli anni, i primi anni 30, prima degli anni 30. Quindi tutti questi comuni assieme hanno iniziato la costruzione di questa opera. Quindi la costruzione dell'opera, dei tubi di captazione e poi anche della costruzione di tutta la rete acquedottistica che avrebbe portato l'acqua nelle principali piazze di tutti quei paesi là.
Si calcola che fossero 790 fontane servite da questo acquedotto. L'opera fu finita in 2 anni, quindi dal 30 al 32, e al giorno venivano impiegati dai 700 ai 1200 operai proprio per costruire questa opera immensa per allora. Quindi sono stati veloci in 2 anni, anche perché le tubazioni arrivavano fino a Paese, a Istrana, quindi un lavoro immenso fatto soprattutto a mano. Poi là vedrete ci sono le foto storiche dell'epoca. E questa sorgente ha una caratteristica particolare, che proprio dicevo prima, anche in presenza di forte siccità continua il suo deflusso. Infatti ha un deflusso minimo di 250 litri al secondo e una portata massima di 700 litri al secondo. Adesso questa sorgente non va a servire tutti questi comuni, perché il consumo pro capite è aumentato moltissimo. Va a servire solo la parte della comunità montana del Grappa, una parte di Asolo e una parte di Volpago. La sorgente che vedete qui è stata costruita nei primi anni del 1930, in particolare dal 1930 al 1932, quindi in 2 anni soli è stata costruita tutta la struttura che vediamo e tutte le opere fino a Spresiano all'epoca, fino a Montebelluna e a tanti altri comuni che vedremo indicati nella facciata esterna. Qui possiamo vedere che esiste la presa per l'acquedotto, ma soprattutto la presa che rilascia l'acqua al torrente. La vasca che vediamo qui sotto ha uno scarico che serve a garantire la sopravvivenza del torrente, quindi quello che è il deflusso minimo vitale, che è la parte fondamentale rilasciata al torrente. Una piccola vasca poi è quella che viene, la vasca che vediamo qui di fianco, è quella che viene utilizzata per la linea del vecchio Schieveny, appunto quella che è per l'acquedotto. Appunto serviva una volta solo le fontane pubbliche, quindi quella che era la dotazione idrica dell'epoca erano sugli 80-90 litri per abitante al giorno. Oggi parliamo di 250 litri abitante al giorno, quindi le necessità sono cambiate e l'utilizzo di questa sorgente è variato anche questo nel tempo.